Ancora il progetto InterSchool in giro per le scuole per il nuovo domandone. Oggi si parla di parentele per pubblicizzare i campionati della Lega Calcio InterSchool e per le ragazze la pallavolo. La figlia della sorella di mia madre è mia. Di mia madre. Mia zia. La figlia, la sorella di mia madre e mia zia. Mia zia. La madre della sorella di mia moglie è mia. Silenzio tutti gli altri, che questo è facile. La madre della sorella di mia moglie. Ah no, no. La madre. La suocera. Ah no, no. Ma che suocera? È la suocera. Ma non è difficile. Alla domanda di sorella. La madre della sorella di mia moglie. La suocera. La sorella. La madre di mia zia, che è mia nonna. Ma tua moglie è tua suocera, quindi non c'è. È un familiare. Non l'ho capito. La madre della sorella di mia moglie. Pure questa è facile. La cognata. La madre del figlio della madre di mio figlio. Cioè la madre allo scemo della madre. La madre del figlio, un po'. Aspetta, la madre. Ma hai detto la nonna? Allora, facciamo silenzio. La nonna. Nuovo? Sì. No, confermi? Sì, la nonna vale tanto. 100%? Sì. È la nonna. Sicuro? Sicuro? La madre del figlio. La madre del figlio? Sua madre. Non ho afferrato, scusi. Madre del figlio? Della madre. Cosa te la ripeti? La madre? Mio figlio, la madre del figlio. Oh Madonna benedetta dell'ingoroneta di Foggia cinofila. La madre del figlio della madre di mio figlio. Allora. Tu sei già hai visto il video. Sì, ma non me lo ricordo. Ah, non l'hai visto niente. La madre del figlio della madre. Hai capito? Facciamo mia nonna. Dai, così. Ma che cazzo stai a dire? La madre del figlio. La madre del della madre di mio figlio. La madre. Allora. Non ho idea. Mia sorella. Madre. Della madre. Come hai detto? Sorella. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Allora, è la madre del mio figlio! È mio figlio! Aspetta! Abbiamo... Pronipote o nipote? La madre! La madonna! La madre del figlio della madre di mio figlio! È il figlio della madre! Che cazzo! Non ci hai capito niente? La suocera! Suocera. Di mio genero. Ma chi è il genero? Tu me lo devi dire. Andiamo bene, proprio bene. La suocera di mio genero. Silenzio. Chi è per mio genero? Mia moglie. La suocera di mio genero per mio genero. Non è suocera. È sbagliata sicuro. Io la so. Quindi? Suocera. Dove? Moglie. Non ci hai capito niente? La suocera di mio silenzio genero. Silenzio tutti gli altri. La suocera di mio genero. Silenzio tutti gli altri. Allora, se è mio genero, è il fidanzato di mia figlia. È la suocera. Mia moglie. Liberate i cani! Chi è per mio genere? Silenzio. Mia cugina. Ma rifaccia il piacere! La suocera di mio genero, chi è per mio genero? Moglie. Allora, chi è il genero? È il mio genero. Il marito di mia sorella. Il marito. Il cognato. Il marito di... di mia figlia. Suocera è il mio genero. Chi è la suocera? Mia madre. Che confusione sarà perché ti amo. Chi è la suocera? Si arriva lì, siamo. Allora, ti rimetto, non l'hai colto. No, meglio che. Allora, dovrebbe essere mia moglie. La moglie. La suocera? Guarda il videocamera. La cugina. Sei un ignorante come una capra! Torna a casa! Leggi, studia! Non andare in televisione!
chi è però la suocera, semplicemente? In generale. In generale. Il mio figlio. Ero tuo cazzo! La suocera di mio genero, chi è per me? Sarà la... Allora... Sarà la... No, aspetta. E io chi sono? Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Il mio genero, chi è per me? Mio no. Per me che parlo? Il mio genero sarebbe... Mia sorella! Chi è il genero? Il fratello! No, il marito di mia sorella! Ma rifaccia il piacere! Chi è per mio genero? Mia moglie, mia consuocera! Non mi viene niente! Ma che cazzo stai a dire? Il padre? Sì! Di Mario ha tre figli! Qui qua, eh? Qua! Mario! Ah, Mario, beh, ah, aspetta, un momento solo. Vabbè, facciamo che è Mario e poi tipo c'era un fratello gemello che non si conosceva. Tipo il gemello cattivo che sta in casa. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Il padre di Mario ha tre figli, qui qua, eh? Mario! Mario! No! Cosa ha detto? Il padre di Mario ha tre figli, qui qua, eh? Il padre di Mario ha tre figli, qui qua, eh? Allora si scemo, allora si scemo, allora si scemo, allora si scemo. Questo è l'Inter School originale. Perché l'Inter School è un centro di aggregazione con l'ambiente più cool e il piacere di stare insieme.